Ciao a tutti JoJo's, bentornati sul canale, io sono sempre Giulia ed oggi siamo qui perché vi porto il book haul del mese di marzo. Premetto che a marzo ho fatto la brava, mi sono contenuta, nel senso non ho avuto tempo per comprare i libri, quindi mi sono contenuta, forze superiori mi hanno fatto essere contenuta, parola d'ordine del video, contenuta. Comunque, partirei subito con due regali che ho ricevuto nel mese di marzo, anzi tre dai. Allora, il primo viene, in realtà è stato il regalo di Natale che ci siamo scambiate con una mia amica a marzo perché è andato così. Lei è stata in viaggio di nozze in Nuova Zelanda e quindi mi ha portato a casa un segnalibro bellissimo in legno dalla Nuova Zelanda con il kiwi, che è questo uccellino carino che non sa volare. Molto simpatico, che è il tipo l'animale tipico della Nuova Zelanda. E poi mi ha portato a casa, siccome lei sa quanto io ami il Signore degli Anelli, passione che peraltro condivide con me, mi ha portato a casa direttamente da Hobbiton questo notebook del Signore degli Anelli, che è bellissimo perché ha l'elastico con l'anello per domarli tutti, che si apre, che scorre. Qui c'è anche lo spazietto per la penna, le pagine sono tutte in ova e dentro è così. Aspettate, non si riesco a farvelo vedere la copertina, e qui sotto c'è tipo la, non metterla mai a fuoco, aspettate che sparisco io così metto a fuoco, no, si sovraespone, vabbè, c'è un simboletto che indica il nord, praticamente la bussola, tipo rosa dei venti, quello che è tutto bianco. Non so se avrò mai il coraggio di scriverci perché è troppo carino. Aspettate che tolgo la fascetta così vi faccio vedere bene la copertina. Vabbè, la copertina è la mappa della terra di mezzo, eccola qua, è bellissimo. Quando l'ho visto mi sono, c'è anche qui in fondo, poi c'è anche la taschina porta tipo documenti così. Ripeto, non so se e quando mai avrò l'occasione più che l'occasione, il coraggio di scriverci, perché quando sono troppo belle queste cose ho sempre paura ad usarle, mi dispiace, vabbè, vedremo. L'età dei diari segreti è finita ormai, quindi troverò l'occasione, troverò. Quindi grazie mille tantissimo Macchi per il regalo, sai che l'ho apprezzato tantissimo, ma ti ringrazio ufficialmente anche qui. Il secondo regalo che ho ricevuto nel mese di marzo in realtà è stato completamente intanto inaspettato, ed è un regalo che mi è arrivato per la laurea da parte della Marti di Mind Books, che ringrazio tantissimo e a cui mando un bacione perché, non so, sono rimasta colpita dalla sua dolcezza e dalla sua generosità, non me l'aspettavo per niente. Ed è Saltatempo di Stefano Benni. Lei sa che sto recuperando tutta la bibliografia di Stefano Benni e quindi ha voluto contribuire anche lei al recupero. Sapeva tramite una foto che ho postato sui social, fra l'altro se non mi seguite qui c'è il mio nome e anche giù nell'info box per seguirmi su Instagram, ha visto la foto che avevo pubblicato dove avevo con tutti i titoli che avevo di Stefano Benni, ha detto: ho visto che questo ti mancava e quindi voglio partecipare al tuo recupero. Infatti qui dentro poi ho anche il bigliettino che conserverò con cura e userò come segnalibro. Grazie mille ancora Marti, ripeto, regalo inaspettato, graditissimo, e sei stata dolcissima. Passando invece ai recuperi che ho fatto io, il primo recupero che in realtà ho fatto a febbraio, ma mi è arrivato a marzo, quindi lo facciamo rientrare a marzo, è stato un'opera che mi piace tantissimo. Ritorna il caro vecchio zio Tolkien, ritorna il Signore degli Anelli, e sto parlando di A Tolkien A Dictionary di David Day. Allora, di queste edizioni qua avevo già questo qui, che mi ero comprata a Berlino come ricordo, che è An Atlas of Tolkien, sempre di David Day, ed è una collana di tutti i libri su il mondo del Signore degli Anelli. Infatti c'è anche gli eroi, le creature, no, i luoghi, le creature, non mi ricordo, ce ne sono altri tre perché uno se n'è aggiunto nuovo, e sono delle edizioni bellissime perché sono in flessibile, ma la flessibile sembra tipo in similpelle, ed è tutta, questi qua che vedete sono tutti intarsi, quindi le edizioni sono bellissime e curate e non costano neanche tanto per comunque il, chiamiamolo, pregio che hanno, il lavoro che c'è dietro. Questo è bellissimo perché è un vero e proprio, è fatto proprio a dizionario,
dove trovate per esempio, non so, apro a caso perché, per esempio, eccolo qua. Qui trovate i Nazgul, tutta la storia, la definizione dei Nazgul con l'immagine caricata, insomma, vedete, è alternato con immagini, sono molto complete. Sono delle edizioni che io, vi ripeto, ho scoperto per caso mentre ero a Berlino, e a Berlino avevo scelto di prendere questa perché me ne ero innamorata, era bellissima, praticamente è proprio un atlante dei luoghi di Tolkien, ma non solo, anche dei personaggi. Tutta a colori, illustrata, bellissimo. E ecco, e nella mia wishlist in realtà c'è tutta la collana perché mi piacerebbe recuperarla tutta, perché appunto vi ripeto, come fattura sono bellissimi, e anche da vedere in libreria sono dei bellissimi oggetti da collezione. Li consiglio agli amanti di Tolkien e di questo mondo, perché tra tutte le collezioni, libri extra, diciamo, che ho visto in giro, questi sono davvero fatti benissimo e bellissimi. Fra l'altro, perché ho preso proprio questo di tutti quanti? Perché questa è stata una delle mie solite botte di C, nel senso che invece di essere al solito prezzo, pare che venga su o 9, 11 euro scontato su Amazon, eccetera, era in offerta come usato, condizioni pari al nuovo o ottime condizioni, a 1,95 euro. Ci ho aggiunto i 2 euro di spedizione, comunque me lo sono portata a casa a 3 euro, il che mi ha reso molto felice, ed è quello che proprio non mi ha fatto battere ciglio, e ho detto: no, questo viene a casa con me subito. Passando invece all'ultimo ordine che ho fatto proprio la penultima settimana di marzo, poi mi sono fermata perché non ho avuto in realtà tempo di farne altri. Sono partite le promozioni della Bao Publishing e della Tunhue. Se non l'avete visto, vi lascio qui nelle i. Ho fatto un video a riguardo dove vi consigliavo, insomma, i titoli che per me potrebbero essere più papabili, a cui dare la priorità, ecco, su questa promozione. Ancora fino al 20 di aprile, Tunhue, 21 di aprile Bao, hanno tutto il loro catalogo al 25%, quindi io ho approfittato di questa offerta e credo che ne approfitterò ancora per il mese di aprile. In quell'ordine quindi ho acquistato della Tunhue Aldo Manuzio. Aldo Manuzio è un graphic novel che parla della storia e della vita di questo personaggio. Che chi è forse nell'ambito, chi studia, non so, editoria, lettere, non so dove si studi questa cosa, saprà che Aldo Manuzio è stato tra i più importanti, se non il più importante stampatore, editore veneziano, ma non solo veneziano, proprio di tutta Europa, perché ha portato tantissime innovazioni tecnologiche che hanno permesso di dare una svolta al mondo della stampa. Come vi ho già detto altre volte, siccome la mia tesi di laurea riguardava l'Inquisizione romana e la censura nella Repubblica di Venezia, mi sono imbattuta anche in lui, e quindi per coronare questo traguardo della laurea, eccetera, quando ho visto che la Tunhue ce l'aveva nel suo catalogo, ho detto: beh, è il destino, l'ho preso subito. Tra l'altro, alla fine di tutta la parte illustrata c'è questa, che è la parte di biografia di Aldo Manuzio, con tutte, insomma, le sue invenzioni tecnologiche, la sua storia più nel dettaglio, e molto bello, già letto, ve l'ho consigliato nei video consigli, ve lo consiglio anche qua. Poi, della Bao Publishing invece ho preso due titoli. Il primo è stato Murderabilia di Alvaro Ortiz, non so come si dica, perché me lo aspettavo più grande, onestamente, sottilino, e ha una forma, boh, tanto verticale come. L'ho preso perché i disegni mi piacevano tantissimo. So che ci sono due gatti anche come tra i vari protagonisti, e anche la storia mi intrippava molto. Al momento che sto registrando questo video deve ancora concludersi il mese di marzo, ma devo ancora leggerlo. Sicuramente lo leggerò entro fine marzo, in modo che lo vedrete comunque nel video wrap up, dove ve ne parlerò meglio. Poi, sempre della Bao, infine, ho l'ultimo, almeno per ora, acquisto che ho fatto, è stato Indomite 2 di Penelope Bageux. Sapete che l'uno era rientrato tra i miei libri, anzi, era l'unico fumetto, mi sa, del 2018, comunque era rientrato tra i miei libri preferiti del 2018, mi sa che era rientrato anche proprio nella top 3, quindi sì. Questo, in realtà, già a giugno dell'anno scorso, quindi giugno 2018, sono stata a Berlino. E nelle librerie avevo visto che esisteva già il 2 e io non sapevo che doveva esserci un 2, tant'è che praticamente ho fatto la foto, l'ho mandata in privato alla Bao e gli ho scritto: ma arriva anche in Italia, vero? E se sì, arriva presto, vero? Quindi l'avevo già adocchiato, quando ho saputo che sarebbe uscito l'ho tenuto a occhio, e sì, praticamente
praticamente l'ho preso appena l'hanno pubblicato perché doveva essere mio visto quanto avevo adorato l'uno. In quell'ordine poi ho approfittato in realtà di un'altra offerta che vabbè adesso non è più in corso, comunque faceva la Fazzi su un suo titolo praticamente fino al 30 marzo, il 31 adesso non mi ricordo, era in offerta speciale ad un prezzo speciale, quindi voi sapete che io la Fazzi è una delle case editrici che a cui sono più affezionata come libri, ho letto molti loro libri, mi sono piaciuti molto, ho anche collaborato con loro l'anno scorso e spero di tornare a farlo presto. E quindi quando ho visto questo titolo già mi ispirava, in più era anche in offerta, ho detto ma sì, sai che ti dico, me lo regalo, ed è l'annusatrice di libri di Daisy Cardi. Io sono un amante di odori, profumi eccetera, soprattutto quando mangio devo sempre annusare tutto prima di mangiarlo, ogni boccone, anche se è dello stesso piatto, della stessa pietanza che ho mangiato un secondo prima, io devo sempre prima annusare e poi mangio, e quindi questo libro faceva proprio al caso mio. Comunque lo vedrete sicuramente prossimamente sul canale. Bene, questi erano tutti i miei recuperi del mese di marzo. Ve l'ho detto che a marzo ero stata brava, anche perché dopo gennaio e febbraio, che sono stati molto carichi, anche se erano tutti regali in realtà, però insomma sono stata bravina. Mi sto un attimo tenendo perché qui ad aprile, tra promozioni ancora in corso di Bao e Tunue, tra mostra del libro in un paese in provincia di Padova dove vado da 2 anni con una mia amica, tra il fatto, in vista del fatto che a maggio sarò al Salone del Libro di Torino, mi vorrei dare un po', non lo so, non dico niente, perché quando dico che mi darei un contegno alla fine ce la faccio e vabbè, basta. Come al solito tutti i link diretti ai libri di cui vi ho parlato li trovate giù nell'info box qui sotto, e quindi grazie sempre a chi acquista tramite il mio codice di affiliazione Amazon, la sferetta se c'è ancora, non lo so, e o in caso il mio faccione per iscrivervi al canale, e i link agli ultimi video. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione.